Allora, siamo con il leader della Croce Rossa Italiana, Ignazio Schinto, nel magazzino della Croce Rossa Keniota. Quello è il camion che porterà i materiali alla Croce Rossa Italiana della Regione Turkana. Cosa stanno caricando e per quanto arriverà? In questo momento stiamo caricando i materiali che serviranno per la gestione della missione. Nel contempo caricheremo anche altri materiali che serviranno per i viaggi là attorno alla missione. Un trasporto che è organizzato da noi e dalla Croce Rossa Keniota. Si pensa il camion dovrebbe arrivare intorno a venerdì sera o sabato mattina. Il nostro compito sarà appunto quello di preparare il compound in cui saremo accolti dalla Croce Rossa Keniota. Lavoreremo a loro fianco nei villaggi. Dal punto di vista sanitario verranno dati un supporto con i nostri medici che invece arriveranno nella prossima settimana. Come è composto il team della Croce Rossa Italiana e soprattutto quanto è importante preparazione e formazione in casi di emergenza di questo tipo? Allora, questo team è composto da volontari e dipendenti della Croce Rossa Italiana. In questo caso sono rappresentati tutte le componenti. È importantissima la formazione ed è per questo che in questa missione sono stati utilizzati i componenti del nord-ovest, del CIE nord-ovest di Settimo Torinese. Non è stata una scelta a caso, ma sono state persone che sono state formate sia dal punto di vista linguistico che logistico, e soprattutto nel posto in cui si andrà a operare sono posti abbastanza complicati dal punto di vista della sopravvivenza. Sono state scelte delle persone che già avevano avuto esperienze di questo tipo, ma soprattutto che in questi ultimi mesi sono stati presenti presso il NOIE di Settimo Torinese e hanno seguito tutti i tipi di corsi di formazione che sono stati erogati via via, tenendo presente una missione di questo tipo. In realtà noi non sapevamo che saremmo andati a operare in questa zona, ma già dall'inizio dell'anno avevamo previsto che i corsi fossero indirizzati in zone desertiche, zone molto calde, soprattutto là dove non c'era niente. In cosa consiste con esattezza l'intervento della Croce Rossa Italiana? Allora, l'intervento della Croce Rossa Italiana qui in Kenya consisterà nell'operare nella zona del Turkana in supporto alla Croce Rossa Keniota nei villaggi con delle cliniche mobili. In particolare poi ci sarà un piano alimentare che verrà considerato nella distribuzione di alimentare nei villaggi della zona del Turkana e precisamente nel villaggio di Kaikoro.